I gol decidono spesso le gare, è così, però di quello che la squadra ha fatto io sono soddisfatto. E secondo me in questo momento abbiamo incontrato una squadra più forte. Poi il motivo per cui sta così distante dalle prime non lo so, non tocca a me dirlo, però ho avuto una grande impressione dell'Entella. Noi gli abbiamo concesso veramente poco, una squadra che ha fisicità, che ha tecnica, che ha velocità, che ha compattezza. Noi gli abbiamo permesso veramente poco, a parte quei due calci d'angolo alla fine del primo tempo. Forse con i minuti di recupero già scaduti, abbiamo subito due rimesse laterali, due calci d'angolo in cui abbiamo corso due pericoli, perché loro comunque quando vengono a saltare hanno una grande fisicità. Noi ci abbiamo provato fino alla fine, abbiamo creato, abbiamo costruito un paio di interventi importanti, ci abbiamo provato fino alla fine. Qualcuno così era un po' stanco, vedi Pontisso, ha chiesto il cambio, però sono contento di quello che la squadra ha fatto, di quello che la squadra ha espresso e di come ci siamo mossi. Abbiamo creato, abbiamo costruito, ci è mancato il gol, a volte è questione veramente di poco. Ma non lo so, ma voi fate le formazioni da fuori, io li vedo tutti i giorni, questo è un momento, è facile dire le cose da fuori, io credetemi, li vedo tutti i giorni, questo è un momento in cui sugli esterni non abbiamo giocatori in grande forma, e invece abbiamo tanti centrocampisti di qualità. Sugli esterni non abbiamo gente in grande forma, poi voglio dire, non c'era neanche Nzita, che non è che ha fatto benissimo l'ultima partita che è stato impiegato. Le nostre qualità migliori in questo momento, ma penso anche per il futuro, sono in mezzo al campo, perché abbiamo spessore, abbiamo qualità, abbiamo interdizioni, abbiamo geometrie, e quindi ho scelto un'altra cosa, ma più o meno la faccia nostra è la stessa. Stasera hanno fatto una grande partita Clemenza, ad esempio, Rauti, che poi ho dovuto togliere perché anche lui, insomma, ha giocato 90 minuti a Reggio Emilia 3 giorni fa, quindi era un po' stanco. Ci abbiamo provato fino alla fine, siamo stati stracompetitivi con una squadra forte, anzi per tanti momenti li abbiamo costretti, senza mai rischiare nulla, a difendersi, senza mai concedergli nulla. Gli abbiamo concesso quei due calci d'angolo e un paio di situazioni in cui non ci ha fischiato fallo a noi e loro sono ripartiti, poi abbiamo sempre chiuso, vedi l'episodio di Clemenza, l'abito quasi sempre. Vabbè, non è che ha determinato nulla nella valutazione dei falli, boh. Ma abbiamo costruito. Se non avessimo costruito occasioni da gol, abbiamo fatto 6-7 palle gol importanti. A volte sono piccoli dettagli, abbiamo detto prima, oggi ci è mancato quello. Di contro ci sono tanti aspetti positivi, contro una squadra forte, veramente forte. Noi siamo stati stracompetitivi e se avessimo fatto gol in tutte quelle situazioni importanti che abbiamo creato, palo o un paio di parate importanti del portiere, alla fine Dursi, una situazione con Pontisso, anche quella è importante, non siamo riusciti a chiudere in area di rigore, con Ferrari, che probabilmente era un po' stanco, ha sbagliato l'ultimo controllo davanti al portiere, tutte non con situazioni o con azioni episodiche, con azioni lineari. Io sono contento di quello che la squadra ha fatto, poi il gol, sono contento. Ma dopo Reggio, Reggio, abbiamo fatto errori, ma non è che in casa degli avversari siamo andati a fare una giocata, una partita brutta, perché abbiamo avuto il 62% di possesso palo, una squadra che non ha idee, non va a Reggio a fare il 62%. Poi devi incidere, certo che devi incidere, certo che devi incidere, però la Reggiana non è una squadra che prende tanti gol, come adesso l'Entella, è una squadra solida, consistente, ma ripeto, senza dilungarci troppo, il succo del discorso è quello che ho detto. Tornato al 4-3-3. È il caso che
con il ritorno al 4-3 o comunque con il cambio di modulo ci sia stata una prestazione così. Ma no, ma l'abbiamo fatta anche prima, noi abbiamo perso Reggio Emilia, cioè, ma voi usate uno spartito che non è secondo me adeguato, perché noi abbiamo perso Reggio Emilia ma venivamo da 9 partite ottime. Poi ripeto, in questo momento è dovere dell'allenatore, non avendo giocatori sugli esterni, giocatori in grado di essere in una forma buona, l'allenatore ha il dovere di cambiare, di sfruttare le risorse. È una strada che potremmo anche proseguire per il futuro, ma alla faccia avremo sempre quello. Non è che prima abbiamo fatto 2, 3. Una squadra che ha 2 centrocampisti non va a Reggio Emilia, se voi vedete i dati, non va a Reggio Emilia e impone il 62% di possesso palla. Se balli sempre in mezzo al campo, perché come dite voi ci sono 2 centrocampisti, questo non avviene. Il 62% di possesso palla l'avrebbero avuto loro, invece non è così. Quindi i dati sconfessano totalmente. Quindi abbiamo fatto partite discrete prima e stasera abbiamo fatto una partita ancora migliore. I motivi li ho spiegati, non li voglio ripetere. Se a Reggio Emilia consideriamo discreta la partita per i numeri e le statistiche, però come se lo spiega quell'approccio devastante del Pescara? Quei 10 minuti pazzeschi in cui la Reggiana sembrava volare nel campo. Della partita con la Reggiana è finita, ne abbiamo già parlato. Come lo spiego quei dieci minuti? Abbiamo perso qualche confronto, abbiamo fatto un calcio di rigore evitabilissimo con la difesa, errori individuali, perché abbiamo fatto un calcio di rigore dopo 8 minuti su un'azione in cui avevamo chiuso tutto, anche sulla linea di porta, e poi abbiamo preso il secondo gol e siamo rimasti anche in 10 a distanza di pochissimo tempo. Però sull'1-0 abbiamo sempre continuato a giocare, non abbiamo creato tantissimo, ma ce n'è stata una eclatante dove sugli sviluppi di un calcio piazzato si è andato a rivedere. Ma di sicuro, anche se di fronte avevamo una squadra secondo me in questo momento in grande forma. Ho capito, ma sti paragoni. L'approccio di oggi penso che la soddisfi rispetto all'approccio di Reggio, perché oggi se entrava il palo di Condisso nei primi 10 minuti era successo il contrario. Ma l'approccio di Reggio, ma non è che una squadra o anche noi sbagliamo l'approccio. A volte come a Reggio si commettono dei grossolani errori individuali in cui dai un grande vantaggio agli avversari. Primo e secondo gol sono stati così, però ci abbiamo sempre provato a giocare, anche se non siamo stati pericolosi, ad esempio come stasera, perché poi la Reggiana è una squadra che prende pochi gol, fa molta densità dietro, però abbiamo concesso anche poco, anche a loro tutto sommato. E sull'1-0, se ci fosse andato bene, loro attaccante ha salvato sulla linea di porta, si è andato a vedere con quell'intervento di scivolata che 100 volte su 100 va dentro, perché sulla linea di porta. Quindi non è che abbiamo giocato partite brutte, andiamo avanti, poi non, serve veramente a poco andare a riprendere i discorsi di prima. La risposta l'ha avuta a queste? Sì, ma noi le risposte da un po' di tempo le stiamo dando, poi a volte hai bisogno anche di quel pizzico di fortuna o di buona sorte, perché alla fine ci abbiamo provato fino alla fine, la situazione di Dursi magari si colpisce in un modo più perentorio, abbiamo vinto la partita, non avremmo rubato niente a nessuno e ripeto, abbiamo giocato contro una squadra forte. Mister, lei aveva detto che il girone di ritorno in Pescara dovrebbe fare il 30% di punti più rispetto all'andata. Adesso ci sono di fronte 3 trasferte, qualche giocatore, anche lei ha detto prima, un po' fuori fuori. Questo 30% in più, tenendo conto della classifica di questa sera che si è un pochino distanziata, Pescara dove dovrebbe recuperare? Ma ci sono tutte le partite che dobbiamo fare. Io pongo degli obiettivi e spero e lavoro per realizzarli, poi non è che ho né la sfera magica oppure dicendo una cosa se non li otteniamo, valutiamo se... No, mi faccia finire. Ma no, ma... Senta, io valuto la prestazione, abbiamo fatto una buona gara, stiamo facendo da tanto tempo buone gare, al di là di quello che abbiamo fatto a Reggio Emilia dove abbiamo commesso gli errori, andiamo avanti. Stasera abbiamo dimostrato, secondo me in questo momento l'Entella, lo ripeto, è una delle squadre più forti del girone, per come è in forma e per la struttura di squadra che ha, tecnica, tattica e fisica. Noi siamo stati stracompetitivi, questo ci deve dare coraggio e forza.